Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. So che vi accolgo con questa faccia poco... Bah, guardate, non so neanche più cosa dirvi. Poco carina, poi con questo colorito molto acceso. Comunque, a parte questo, stamattina mi sono lavata i capelli perché ieri sera ho provato a fare l'impacco con l'olio, quello di Moolah Care Lab. Infatti dopo quelli asciugo, poi vi faccio vedere. Mentre adesso ho un appuntamento con una nuova amica che ho conosciuto tramite un'applicazione che si chiama Badoo. Praticamente è un'app per gli incontri, insomma, e cose normali che già sapete. Però la funzione bella è che si possono anche conoscere amicizie tramite gli interessi che andate ad elencare. E la cosa ancora più bella, se è possibile, è che potete ricercare tramite la funzione persone nei dintorni, quelle che sono più vicine a voi. Quindi io ho scoperto di avere tipo un sacco di amiche qui nei dintorni con interessi in comune. E infatti abbiamo iniziato a parlare già ormai è un mesetto, forse anche qualcosina di più. E quindi oggi ci incontriamo, andiamo a fare un po' colazione insieme con questo gruppetto di amiche. Questa qui è l'applicazione, guardate che carina. Praticamente avete il vostro profilo, poi tramite l'applicazione potete, vedete, filtrare con chi fare l'amicizia o se volete soltanto fare amicizia, vedete qui si possono scegliere oppure con chi ho messo ragazze e qui possiamo mettere l'età, io ho messo dai 18 ai 25, poi si salva il tutto e cliccando qua sul mappamondo abbiamo la funzione, vedete. Che vi porta poi a quelle le persone che avete nei vostri dintorni. Tra l'altro qui sopra è filtrata anche la zona. Vedete, io parlo con un sacco di ragazze. Abbiamo praticamente fatto una sorta di gruppetto. C'è anche questa ragazza, Olivia, che praticamente vive qui a Roma, si è trasferita da poco e quindi invitiamo anche lei. Infatti, se vedete le chat parliamo praticamente solo inglese. Comunque, a parte questo, appunto adesso mi preparo così faccio colazione insieme a loro. Ma chi è questo? Oh, chi è questo gnone? Oddio, ma guarda qui. Che c'è? Oh, il bacini, sì, bacini. Ecco, oh, beh, grazie. Allora, capelli asciugati. Naturalmente ancora non penso, non vi so dire le mie opinioni perché li ho asciugati davvero malissimo. Cioè, in 2 secondi, quindi ancora non sono asciutti. Poi vi dirò bene appena torno. Adesso vado appunto a fare colazione. Eccomi tornata a casa. Mi sono rimessa il pigiama. E in realtà ho anche già pranzato perché mi stavo tipo dimenticando che stavo vloggando. Ma dettagli, allora i capelli. Praticamente prima che sono uscita ho fatto una cipolla e insomma lo chignon e sono andata. Adesso li ho sciolti col mollettone, ma perché si muore di caldo. Io ringrazio sempre il condizionatore, ma fa sempre caldo comunque. Non so voi, io sento caldo comunque. Ma a parte questo, adesso sto accendendo il PC. Perché praticamente ho iniziato una nuova serie TV e ho fatto una minchiata pazzesca. Vi spiego il motivo, perché comunque io in questo periodo sono in sessione di esami di maturità. Dopo vi spiegherò anche bene perché non molti hanno capito questa cosa, che io sto facendo la maturità nonostante gli esami li abbia già dati l'anno scorso. Poi vi spiegherò bene il discorso. Scorso, vabbè. E adesso, allora, mi devo praticamente sistemare lo smalto ai piedi perché ieri l'ho messo e vi dico anche qual è lo smalto. È questo qui, Bordeaux tipo, sì, è un Bordeaux di Kiko, colore 225. Solo che l'ho messo, non dico alla cavolo di cane, però l'ho messo un po' così alla buona. Quindi adesso prendo, questo è un piccolo tips, prendo Cotton Fioc, acetone e pulisco insomma i bordini un po' sporchi. E poi ci metto il lucido, questo qua è il Top Coat di Essie, che è favoloso, non so di che collezione sia, però ha questa boccetta un po' strana. E poi, dan 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 dan, dopo devo anche studiare. Allora, adesso vi spiego un attimo questa cosa
della scuola. Allora, praticamente io sì, l'anno scorso ho fatto gli esami, ma non era un esame di maturità, perché come sapete io ho fatto una scuola regionale, una scuola professionale perché era indirizzo estetico, quindi appunto mi sono tra virgolette diplomata come estetista, ma sono pur sempre 3 anni, quindi non ho preso il diploma di liceo, insomma, di maturità. E visto che comunque volevo avere anche un diploma vero e proprio per un futuro, insomma, non si sa mai che possa servire, quindi mi sono iscritta a ottobre, più o meno settembre-ottobre, insomma, del 2016 a una scuola paritaria, ciò vuol dire che può servire a recuperare 1 o 2 anni scolastici o anche più, adesso non so. Comunque io mi sono iscritta per recuperare i 2 anni appunto che mi mancavano per il diploma e quindi adesso ho gli esami di maturità, quindi questo è. Mi sono, magari era già tutto finito, mi sto diplomando in economia e il diploma si chiama AFM, però devo andare a fare gli esami a Napoli perché la scuola che seguo non ha obbligo di frequenza perché comunque le lezioni e i compiti si possono svolgere anche online, però gli esami naturalmente vanno fatti in sede, che è appunto a Napoli, quindi io questi giorni sto andando, sono andata questa settimana, già 3 giorni, perché 2 giorni ho fatto gli esami scritti, i primi 2 scritti, il tema e io ho fatto economia, mentre poi domani dobbiamo ripartire e così lunedì faccio l'ultima prova scritta, che sono i quiz, quelli insomma misti delle varie materie. Mentre per quanto riguarda l'orale, io ce l'ho praticamente o il 3 o il 4 o il 5 di luglio. Ancora non mi hanno detto bene perché non hanno estratto lettera, ma la mia classe è uscita come ultima, quindi ho più tempo per studiare. Mi mancano ancora 2 materie, che praticamente sono le più importanti perché sono economia aziendale e diritto, però penso di potercela fare, cioè ce la devo fare per forza e studiare bene bene per l'orale. Vi ho spiegato bene queste cose, adesso finisco questa cosa dello smalto. Nel mentre, vi stavo dicendo prima, poi mi sono scordata, che ho iniziato a vedere una nuova serie su Netflix, che in realtà volevo vedere da un botto di tempo perché di nome, di fama la conosco. Si chiama Lost e parla appunto di questo gruppo di persone naufragate su un'isola dopo un incidente aereo, insomma, clamoroso. E insomma, ho quasi finito la prima stagione in 2 giorni. Ops, sempre peggio. E anche questa serie l'ho vista da Martina, quindi Martina, datti una regolata perché cioè qua dobbiamo studiare sia io che te. Quindi, detto ciò, faccio queste cose, bevo un po' perché sto, vi giuro, morendo, cioè si vede la faccia. Prima appunto sono uscita, erano le 10 per far colazione così, ma un caldo che non potete capire, infatti lì col gruppetto di amiche a schiumare, cioè a schiumare, nel senso proprio i vestiti incollati, una roba bruttissima. Infatti penso tipo dopo mi farò un'altra doccia perché già l'ho fatta stamattina, ma la devo assolutamente rifarne un'altra. Io lo saluterei. Yes. Ho quasi finito la prima. Oh, aspettate. Here we are. Tra l'altro, aspettate che metto in pausa qua. Non vi ho ancora detto che oggi è il compleanno di mio padre. E infatti loro, se sentite anche la calma in casa, è perché mia madre, mio padre e mia sorella sono andati in piscina. Io non vado perché adesso mi devo mettere a studiare, stavo finendo di vedere qua, avevo questi giri da fare stamattina e poi ho ancora il tatuaggio in guarigione, quindi non è proprio consigliato andare in piscina, anche se ci sarei andata molto 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 volentieri. Comunque è la festa di mio padre oggi, fa 49 anni, quindi dopo vi faccio fare un salutino. E stasera infatti penso andremo insomma a mangiare da qualche parte, a cena fuori, quindi poi vi porterò. Tra l'altro notate, notate quanto è figa questa maglia, ve l'avevo fatto vedere nel video haul di Primark di Berlino, questa con scritto Gryffindor, i simboli del Quidditch. No, vabbè, cioè, assurdo. Allora, mentre praticamente sto andando in giro per casa con qui il testo d'inglese, perché ho un testo da dire, insomma, sto scendendo intanto verso la cucina perché praticamente qualche tempo fa, non so se vi ricordate, vi avevo fatto il video assaggi degli snack americani e c'era uno snack, insomma, che non si poteva mangiare al momento, ma andava comunque cucinato, insomma, fatto. E io l'ho tenuto qui da parte, eccolo qua, ed è questo qui. So
sono i brownie alla Red Velvet. Volevo farlo così stasera, tipo quando torniamo magari dal ristorante o cose, visto che non credo mia madre abbia comprato la torta, l'abbia ordinata per mio padre, perché è mancato proprio il tempo materiale. Allora ho deciso che magari gli faccio questo. Tanto da aggiungere sono soltanto olio vegetale, acqua e uova. Quindi adesso faccio questa cosa, però non so se nel mentre devo accendere il forno, perché allora è scritto naturalmente con tutti i termini americani, quindi c'è scritto che il forno va messo a 350 gradi, però Fahrenheit, e non sono i gradi nostri, cioè non penso che io debba mettere, ma non è che ci arriva il forno a 350 gradi. Aspettate, fatemi vedere. No, arriva a 250, quindi io penso, non lo so, saranno 200 gradi. Non ho la più pallida idea. Comunque, vabbè, in ogni caso, intanto lo metto a preriscaldare. Devo anche prendere una teglia, non so quale prendere perché ce ne sono tipo mille milioni. Allora, brownie infornato, non si vede naturalmente una cippa lippa. Qui abbiamo il composto, che poi ho scoperto che praticamente il topping è già qui in bustina. Io dicevo, ma che cavolo serve sta bustina? Ok, trovato. E io poi dopo devo anche andare, devo piastrarmi i capelli. Oggi è un vlog un po' molto random in realtà, cioè molto. Cosa faremo oggi? Allora, leggero cambio di programma. Guardate un po'. Panni, 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 stendino, stendino, stendino. Ciò vuol dire stendere i panni. Non mi dire, comunque lì c'è anche Gwenda. Non so se la vedete, che se ne va in giro per il giardinetto. E quindi adesso mi dedico un po' a questa cosa, perché mia madre mi aveva detto che aveva messo la lavatrice, ma non mi aveva detto di stenderli. Quindi adesso lo faccio, e nel mentre il dolce si sta cuocendo, ho ripassato inglese. Makeup done! Mi sono truccata nel mentre perché si sono fatte tipo le 8 quasi, quindi era doveroso farlo. Mi tolgo l'abbardamento, vi faccio vedere. Però ho fatto un trucco sui toni del verde e del marroncino. Poi vabbè, illuminante come se non ci fosse un domani. E ho usato la tinta, una delle nuove tinte che mi sono arrivate da We Makeup. Ve l'ho fatto vedere anche quelle su Instagram, quindi voi seguitemi sempre lì. Che sono queste qui. Guardate che belli packaging nuovi, tra l'altro. E la messa a fuoco non c'è mai. Eccoli qua. Questo è lo 02. Guardate che bello. Insomma, stasera lo testo e quando torno a casa poi vi faccio vedere. Però non ho fatto il tempo a lisciare i capelli, quindi ho fatto uno chignon, anche se stasera, non credo quando torno, però comunque domani mattina devo lisciarli, se no è un casino. Giorgia, ecco il festeggiato, lo faccio salutare. Risotto a crema di scampi, io insalata di polpo, un po' mezza smangiucchiata. E poi abbiamo il spaghetti. Allora, ma come? Che otto, tre? Ma perché? No, vabbè, ragazzi, la torta è questa. Purtroppo è venuta un po' bassa perché l'ho messa nello stampo. Vabbè, comunque, questo è. Mia madre ci ha messo la candelina dei 3 anni, ma in dettagli. Mi dispiace soprattutto struccarmi perché questo trucco, guardate che bello, con questo ombretto. Ah, tra l'altro la tinta faccio vedere. Cioè, guardate, si è tolta a destra qui, proprio all'interno. Mi è piaciuta tanto. Anche era bella indossata poco, però ho io non so più mangiato. niente Vabbè, l'avete mangiare. visto. Quindi adesso torta. Ma poi un pezzo di glassa se l'è portata via la plastica, insomma. No, il disagio, raga, il disagio. Tanti auguri a te. Quella cosa del tre. Tanti auguri auguri a te. Tanti auguri, Andrea. Tanti auguri a te. Hai espresso il desiderio? Stai esprimendo? You! Ma quanto è lungo sto desiderio? Oh, ok. Bravo! Ok, stiamo. Sto tornando in camera, che adesso praticamente mi devo mettere subito, subito, subito ad editare questo vlog.
Così poi lo posso mettere già in caricamento praticamente, quindi oggi dovrò stare sveglio un po' fino a tardi anche perché mi devo anche lisciare i capelli. Domani devo partire per tornare a Napoli. Quando vedrete questo vlog in realtà avrò già finito gli iscritti e saremo già diretti verso gli orali. La cosa peggiore comunque. Ah, ho anche spento il computer prima, quindi me lo devo pure riaccendere. Ok, detto questo, grazie per avermi seguito anche oggi. Tra l'altro non vi ho neanche fatto vedere come mi sono vestita. Vabbè. Voi seguitemi sempre su 21 Buttons, per scoprire come sono vestita. Trovate il link sempre sotto nell'info box, sotto ogni video. Comunque oggi ve lo faccio vedere perché non ho messo la foto, però questa maglietta l'ho taggata su 21 Buttons. Questa è quella di Zara che vi avevo fatto vedere. I pantaloni anche in realtà sono di Zara. Questi qua stretch con sulle ginocchia questo e poi ho le Birkenstock, yes. Niente, quindi buonanotte. Se state guardando questo video la notte, io adesso tra un po' vado a dormire, si spera. E vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.